Salutate la quarta in questo momento di fronte a noi, portata da Dario Berti con Tommaso Buglisi, la mitica 1,70. E ragazzi, ci vuole anche una certa forza fisica a portare questa macchina. Ho corso 14 anni con la vecchia Gruppo A e ora siamo passati nello storio. Vediamo come va. Prima va bene, no? È una soddisfazione. Ripeto, non siamo molti, non siete molti a gareggiare nello storico, ma quei pochi ci sarà, insomma, lotta dura al vertice, come sempre. Ci si prova, macchina nuova va testata, sicché vediamo come va. Nuova, no, nuova, vabbè. Di primo pelo. Il primo pelo. Alberti, grazie.
a piano d'aria. Vieni ancora, vieni. Allora, siamo nelle vetture storiche, c'è Berti con Puglisi che conquista questa piazza virtuale del terzo gradino, partito con il numero 204 sullo sportello, conquista la terza piazza assoluta. È stato il debutto di questa macchina, prima gara, e tutto da testare, tutto da provare, sono uscito fuori piccoli problemini di gioventù, chiamiamola gioventù, comunque il risultato è molto forte. Beh, ne parlavamo ieri sera che la 1 insomma ha regalato tante soddisfazioni, una in più. Esatto, c'ho quella gruppo A che ci ho corso per 14 anni, ho vinto diverse gare in classe A5 e ora ho deciso di farne una per i rally storici e ora si prova un anno di avventura con i rally storici. Vediamo come va, intanto è cominciata bene. Allora ti chiedo di posizionare la macchina sotto. E la piazziamo naturalmente di fronte al gradino numero 3 del podio, seguiamo le indicazioni che il buon Gino ci regalerà. Buonasera, Gino! La vita! Seconda posizione assoluta per Fisio Gamba con Maurizio Olla. Ecco, si sale sul podio e complimenti a loro naturalmente, in alto le coppe. Ottimo, bravi. Con il 203 sullo sportello nella seconda posizione Fisio Gamba con Maurizio Olla. Anche per loro opportunità di festeggiamento, ecco le coppe, sono di vetro anche quelle ragazzi, quindi attenzione, mi raccomando, ma soprattutto a questo punto sale sul miglior gradino, sul lato pilota Riccardo Mariotti, dall'altra parte per il miglior navigatore della giornata Sandro Sanesi, prima posizione assoluta nello storico edizione numero 47 del trofeo Maremma targato 2023-2023. In alto le coppe e adesso pronti a levare al cielo l'inno d'Italia. Sorridi Sandro!
Riccardo Mariotti, Sandro Sanesi e poi ancora Fisio Gamba con Maurizio Olla sul terzo gradino, numero 204, Dario Berti e Tommaso Buglisi. Questo è il terzetto di testa per ciò che riguarda le storiche. A loro i complimenti e ora è il momento dei festeggiamenti. Si stappa, si brinda, si fa festa al trofeo Maremma 2023. Grazie ragazzi e complimenti anche a voi, il giusto e meritato momento appunto di felicitazioni. E adesso vi chiediamo, dopo le foto di rito, di spostare le macchine perché abbiamo altri due valorosi che giustamente stiamo aspettando per i saluti finali. Paura, il cartone, eh? Ale, dai, guarda! Tantini, vieni via, vieni via! No. Che bellezza! Ci vuole la DLS! Questo è il nostro! Il trasporto qui! Questo o quell'altro? Luigi Casagli con Duccio Simboloni, primo di raggruppamento ovviamente, e lo facciamo scendere per raccogliere il meritato trofeo che porta a casa in questa stagione bella, piena di ricordi la vettura. Andiamo a consegnarti il premio e grazie a te di essere stato con noi. Va bene, ci siamo divertiti. Era